Yolanda Zip. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato questa vostra giornata? Spero bene. Sono tornata con un nuovo video di apertura uova. Apertura uova di Pasqua. E oggi sono tornata con l'apertura delle uova molto fashion, molto super, perché oggi vado ad aprire delle uova che ho comprato online dal sito di Federico Fashion Style. Non mi dite che non lo conoscete, ragazzi, vi prego, è famosissimo. Chi è che non lo conosce? Conoscete Federico Fashion Style? Praticamente è un parrucchiere super famoso, che è diventato famoso per appunto sui social, e perché è il parrucchiere più famoso del momento di Roma, che ha fatto anche le sue uova di Pasqua, che io ho comprato al sito. Ne ho comprate due, costavano, mi pare, tutte e due, mi pare 19, non mi ricordo quanto costassero, però sono veramente molto molto fighe. Ma prima di iniziare questo video e di andare ad aprire le uova di Federico Fashion Style, che sono arrivate in queste scatole bellissime, vi voglio ricordare che sul mio sito venerdì saranno di nuovo le mie uova di Pasqua, il mio pasqualone e tutti gli slime inerenti a Pasqua. Allora, iniziamo da qui. Questo già l'ho aperto perché volevo vedere se fosse tutto a posto. In realtà quest'altro no. Apriamo la scatola e vediamo un po'. La cosa bella è che ha anche la sua carta, cioè la sua scatola personalizzata, il suo scotch personalizzato, cioè tipo io adoro tantissimo. Allora, la cosa è arrivata molto molto bene, sistemata, vi devo dire la verità, guardate, imballatissimo. Ora, vediamo un pochettino perché io ho comprato quello... quello mediamente costoso, se non mi sbaglio, con all'interno un prodotto per i capelli. Ora non so se il prodotto ci sia nell'uovo oppure esternamente. Ora vediamo, altrimenti vabbè, vediamo un pochettino. Andiamo ad alzare. Ah, ok, il prodotto è esternamente, sia di qua sia di qua. Va bene, ok, allora vediamo se ci sono uscite le stesse cose. Allora, wow, che figata! Cioè, raga, ma scherziamo? Wow! È super fashion glitterato! No, vabbè, come dice lui, pazzesco! Cioè, pazzesco! Wow! Allora, andiamola a togliere dalla confezione, aiuto! Togliamo prima i prodotti, vediamo... Sono due prodotti differenti! Adoro troppo! Sono due diversi, sì! Sì, sono due prodotti diversi! E vai, meno male! Allora, vediamo un po', togliamo l'uovo dalla scatola. Adoro! E anche quest'altro uovo dalla scatola. La scatola è fashionissima. Cioè, ma scherziamo? È super super top. Che meraviglia! Allora, è uscita la sua card con lui. Adoro troppo, raga. Adoro, pazzesco. Cioè, è bellissimo. Adoro, è pazzeschissimo. Allora, questi sono i prodotti che mi sono usciti dall'interno. Li devo provare assolutamente. Allora, Federico Fashion Style. Sono due prodotti per i capelli. Sensual Hair Gloss. Smoothing Rich Fluid. Devo vedere un pochettino a cosa servono. Allora, questo qui. Fluido levigante che danno un effetto vellutante su tutta la chioma. Ok, molto bene perché io ho i capelli decolorati col viola e questo mi serve veramente tantissimo. Agisce sulla superficie del capello donando lucentezza e compattezza. Adoro. Questo invece tra i tuoi capelli e l'essenza di vaniglia nutre il capello in profondità. Morbidezza e lucentezza. Vaporizza shooting star su tutta la... Dopo lo styling, moltiplicando la luce sui capelli. No, adoro. Cioè, ragazzi, è glitterato. Cioè, ci sono tutti i pigmenti dentro. Vabbè, adoro. Bellissimo. Quindi profuma di vaniglia. Vediamo. Wow! Cavoletti! Oh mio Dio! E questo? Vediamo, raga. No, vabbè, raga. È profumatissimo. Adoro troppo. Bellissimo. Ok. Mamma mia. Allora, questa è la card. Adoro, pazzesco. E queste sono le uova di Pasqua. Adesso le andiamo ad aprire insieme. Vediamo. Sono... al latte, le uova sono 250 grammi e adesso andiamo a vedere all'interno che sorpresa c'è, perché esternamente c'era il prodotto per i capelli e adesso vediamo nelle uova cosa troviamo. Allora, iniziamo ad aprire il primo uovo e vediamo un pochettino cosa ci troviamo all'interno. Allora, la fascetta è così: Fashion Easter,
La tua Pasqua Costile, un prodotto cosmetico di Federico Feciostal più un gadget pazzesco. Puro cioccolato al latte. Vediamo un pochettino. Allora, qua ci sono tutti gli ingredienti. Ok. Andiamo ad aprire il nostro uovo di Pasqua con la carta dorata, ragazze. Pazzesco veramente. Andiamo ad aprire il nastrino. Vediamo un po'. Allora, wow! Mio Dio, ragazzi, che profumo buonissimo di cioccolato è! Mamma mia, che bontà, wow! Allora, cavolo, si è rotto, Dio, aiuto! Si è rotto l'uovo! No! Vabbè, pazzesco, ragazzi! Pazzesco! Allora, vediamo un pochettino. Andiamo ad aprire. Ora vi faccio vedere cosa mi è uscito. C'era anche l'uovo più grande che costava 125 euro, ragazzi, ma vi dava il ferro per capelli. Allora, raga, questo che cos'è? Mi pare sia il Pop Socket, giusto? La sorpresa non adatta ai bambini ed è inferiore, se vabbè, ok. Dovrebbe essere un Pop Socket, allora, di Federico Fashion Style. È un Pop Socket che si attacca al cellulare per dietro al telefono per mantenere il telefono con il marchio di Federico Fashion Style. Adoro! Allora, vediamo un pochettino il cioccolato. Il profumo è buonissimo. Io ho ancora l'odore nelle mani dei prodotti suoi. Cioè, sono... Vediamo. Oddio! Ma è buonissimo! Secondo me le sorprese sono tutte quante uguali. Sì. Un gadget, quindi secondo me il gadget è uguale, quindi mi sa che anche da qua mi uscirà questo molto probabilmente, però fortunatamente i prodotti che mi sono usciti sono diversi, quindi sono felice di questo, ragazzi. Vediamo un po', secondo me c'è la stessa cosa. 1, 2, quell'altro mi si è rotto in faccia. 1, 2 e... Esatto, la sorpresa è uguale. Vabbè. Vabbè, vabbè, non fa niente, la sorpresa è uguale ed è questa qua, ragazzi. Sempre il Pop Socket, dove è andato a finire? Oddio, mi sono perso il Pop Socket! Ecco, l'ho trovato. Allora, questo qui è uguale, uguale, uguale. Quindi penso che in tutte le uova da 19 euro sarebbe uscito comunque il gadget Pop Socket di Federico Fashion Style. Mentre il prodotto che esce in ogni scatola credo sia diverso. Sono stata fortunata io, probabilmente che... mi sono usciti diversi, oppure loro quando hanno messo l'uomo nello scatolo hanno visto che era per la stessa persona e hanno messo due prodotti differenti, molto probabilmente, non lo so, credo di sì e spero che sia così. Comunque, queste erano le uova di Pasqua di Federico Fashion Style. In totale ho speso sui mi pare 30 e passa euro. Questo mi pare che si mette, vediamo, faccio una stupidaggine se li metto, se lo metto sui capelli, vediamo. In realtà no, perché c'è scritto che dopo lo styling, quindi in realtà dopo i capelli... Ma sono bagnato, raga! In realtà si può mettere anche sui capelli asciutti. Vediamo un pochettino. Comunque... Ah, oh, raga! Oddio! Cioè, super top, ma poi mi ha fatto i capelli sbrilluccicosi, oddio, perché ci sono tipo i glitterini dentro, bellissimi. Ok. Grazie mille a tutti per aver visto questo video, io spero che vi sia piaciuto, intrattenuto e strappato un sorriso come sempre. Mi devo mangiare un po' di cioccolato perché mi sono spruzzato il coso in bocca. Io vi mando un bacione, un abbraccio forte e noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Bye!